Se si parte con la costruzione delle case, lo cemento, si interviene prima di tutto. Se qui parlare di protezione civile e SPA, quando i maggiori azionisti sono qua e non ne sapevano nulla, queste sono fatte grazie. Le brave persone che abbiamo formato nella relazione a costruire questa dinamica. Perché non ci riusciamo? Probabilmente perché ci dava colpa al sistema che si è regionalizzato, le resistenze del sistema della burocrazia, ci danno colpa a tante cose. Io credo che l'obiettivo dovrebbe essere quello di cominciare a conoscere di ognuno quello che sta facendo. Le consulte del volontariato della protezione civile sono, guardate, sono il frutto di una esperienza interessante iniziata in Italia alla fine degli anni 90 con la legge 142, dove erano previsti gli organismi di partecipazione delle amministrazioni pubbliche. Se voi andate a vedere la storia di quegli organismi di partecipazione, sono luoghi dove tutti possono parlare a qualunque titolo. No, come nei talk show, dove la ballerina parla di calcio, il calciatore parla di terremoto, il terremotato parla di musicali e così via, no? Uguale nelle consulte, gli organismi di partecipazione sono stati usati per teatrare una relazione, frustrare la voglia di partecipare dei cittadini, in inutili riunioni generaliste, per poi decidere da un'altra parte. Allora, siccome queste cose sono falsa democrazia, io credo che nella protezione civile, dove la frase che non conta perché non paga a credere ci vuole la gente, dove la gente lavora, dobbiamo trovare un nuovo pensiero. Guardate, io non ho fatto la presa delle immagini per l'altra. Quando mi ha telefonato il governo per chiedere se l'altra, dopo tre giorni, poteva mandare con volontari fiorentini e puliti a fare la tratta con chissà quale persona, io ho detto, o ci fai venire a raccontare la nostra esperienza, dire che cosa si fare, oppure non attaccare la gente, perché la pagamento che ci siamo, non perché ci fai vedere tutti, e ci siamo perché si comincia la vita della pandemia, si comincia la parete. Allora, però dobbiamo essere consapevoli, perché poi fate di nuovo, ah, però Francesco Rocca, da Croce Rossa, si è visto di più, era stato accanto allo studio di destra, però se non c'era, ormai non ci sei andato. Non ci sono andato, ero impegnato a cercare di parlare con ognuno di voi che voleva fare le cose per cercare di risolvere il problema. Allora anche noi non dobbiamo perderci. Noi non contiamo né per quanto passiamo in televisione, ma neanche, e qua faccio un passaggio un po' più complicato, per quanto riusciamo a influenzare la politica direttamente nelle nostre azioni di rappresentanza. Vorrei essere chiaro perché questo è un discorso molto difficile. Allora, se io misuro la capacità del Presidente di una pubblica assistenza nella sua capacità di convincere il sindaco a dargli soldi o una convenzione, o nella sua misura il mio Presidente nazionale nel riuscire a federazione di lobby a ottenere questo o quel rimborso dallo Stato perché non mi conosce l'IVA, io affido a soggetti classificati che sono in questo momento il falso della politica che non parla dei problemi di tutti i giorni, affido il riconoscimento. Ma allora voi dite, allora che ci stiamo a fare? Se parlare con la politica non serve a niente, se fare con... no, serve, ma dobbiamo non dimenticare la terza azione che invece abbiamo dimenticato perché poi ci siamo burocratizzando, che è quella di lavorare sull'educazione dei cittadini, dei giovani. E allora pensate, ognuno di voi sa come potrebbe fare a dare una classe degli elementari a convincere i ragazzini di quella classe a sentirsi importanti per mettere in sicurezza la loro scuola. Ogni volta che facciamo un'esercitazione questa cosa accade e tutti riusciamo a dire, cavoli che belli, i bambini capiscono loro le cose molto più velocemente di noi, per fortuna. Allora, questo è un tema importante, le pubbliche
inesistenze saranno quello che quando sono nate, quando i nostri padri fondatori, nella laicità, che vuol dire apertura popolare, e nella laicità della Chiesa, nella laicità nella relazione con la pubblica amministrazione, che vuol dire vera democrazia, quando le nostre associazioni sono nate, ci hanno assegnato questo compito di essere un movimento, stando assieme, interrogandoci, litigando, ma un movimento che modifica la società perché sa accogliere le persone. Se una pubblica assistenza definisce che il suo volontario può essere solo che in grado di fare l'emergenza sanitaria, si è dedicata, che cos'è? E vi dico una cosa, lo so che è brutta, però se io non sono capace di usare il volontariato per far sì che tante altre persone come me crescano e cambino la società, sarò sempre uno che deve essere sotto. E questo è fondamentale. Allora vi ringrazio e la chiudo qui con un invito. Leggetevi l'almanacco che abbiamo prodotto, abbiamo riunito insieme le nostre cose, di Luciano che abbiamo scritto di produzione, perché vi dà la sensazione. Le parole che io vi ho detto oggi sono state il frutto del continuo confronto con ognuno di voi, dell'interrogarmi per capire come potremo fare a rappresentare questa energia enorme e i modi in cui vi ha affidato il compito di rappresentarsi. E viene da voi, viene da ognuno di voi, e io lo vedo perché quando facciamo direzione negli ultimi tempi, direzione nazionale, siamo in 9, ci diciamo le cose, a volte non siamo neanche d'accordo, ma ognuno dice, ma che guardate, ho parlato con quel presidente regionale e ho cambiato idea, quella cosa che avevamo deciso insieme non mi sembra più una cosa così, ma questa è la nostra forza, ma è la nostra forza se sappiamo parlarci occidentale con la politica, se sappiamo selezionare i dirigenti non pensando a chissà quali dinamiche di occupazione, ma se sappiamo selezionare i dirigenti per qualità e capacità, e se sappiamo accettare che per fare rappresentanza e per fare formazione, per fare educazione, bisogna formarsi, prepararsi all'accoglienza con una fatica e un impegno superiore addirittura al BLSD. Non so che è una cosa strana, però per il BLSD quanto ne so, 160, non lo so. È più difficile, però sicuro, compiere l'atto di parlare in pubblico, di prepararsi a raccontare la propria esperienza, la propria associazione, a raccontare quello che abbiamo fatto, a cercare di cambiare il proprio posto di lavoro, a cambiare la nostra società, è molto più difficile, ve lo posso assicurare, che fare una animazione e usare il defibrillatore alla fine. Noi la partiamo da lì, la gente si capisce per quello, perché è vicina. Noi abbiamo imparato da rugby che la palla si passa indietro. E se, quindi bisogna correre, non si può buttare la palla di là, se si piace perché è abituato a buttare la palla di là, perché si può qualcuno dall'altra parte della terra. No, la palla da rugby si passa indietro. Grazie per aver fatto.